quasi una prassi conventuale, quella di produrre salumi in Italia, dove la tradizione, artigianalità della produzione e il recupero di razze antiche è probabilmente la migliore evoluzione possibile. Il maiale è sempre stato, nell'economia rurale, una sorta di cassaforte per i contadini e per i braccianti nostrani. Ecco perché accoglierne uno nella città medievale, dove per ragioni sanitarie era tuttavia bandito, significava in qualche modo aprirsi allo sviluppo. Si può dire che nel corso del tempo, nella nostra penisola, si sia sviluppata una sorta di civiltà del maiale, visto che questo animale connotava sia l'economia, le abitudini gastronomiche che i rituali sociali dei nostri connazionali. Ma per rendere compiutamente l'importanza del maiale, basta ricordare che in una delle prime scuole di chirurgia, nata a Preci, i cirusici medievali erano soliti apprendere la pratica medica proprio dai norcini, addetti alla lavorazione del maiale. Le razze di maiale italiane storicamente accertate possedevano tutte un tipo di manto nero o grigio, o addirittura particolare come il cinto senese, con il suo tipico collare bianco. Queste razze, che dovevano essere allevate semibrade, sono state poi soppiantate da quelle bianche, anche se oggi la norcineria italiana le sta riscoprendo per ridare anche un compiuto connotato territoriale ai propri prodotti. Uno degli elementi decisivi per la qualità dei salumi italiani è l'alimentazione dei suini. Le razze autoctone, allevate allo stato semibrado, hanno bisogno di boschi e di spazi rurali incontaminati ed è per questo che oggi la suinicoltura ha tra i suoi obblighi produttivi improrogabili la stessa salvaguardia ambientale. Ma sulla sostenibilità sono basati anche i nuovi allevamenti intensivi. Tutta la filiera suinicola italiana oggi è infatti improntata a questo criterio, un fattore qualitativo imprescindibile. La produzione norcina italiana è legatissima agli usi e alle tradizioni territoriali. Una salumeria vernacolare di areali territoriali assai ristretti. Poi ci sono i must come i prosciutti, che hanno bisogno di particolari condizioni ambientali per affinarsi. Ancora una volta, quindi, l'ambiente diventa un fattore di qualità per prodotti che sono, pur nella diversità delle tipologie, i carrier dell'arte norcina italiana nel mondo.